Dans un square d'atmosphère de vie, voilà plus extraordinaire des expériences. Alors, ouvrez grand les yeux et attention, vous marchez. Vous venez d'entrer dans un monde longtemps perdu. Thank you.
Allora, bambini, dove sono venuto salto? Verso il gigante del corpo, mi conosce poi soprattutto verso tutti i film del cinema e della televisione, come Jurassic Park e Jurassic World. In questi film, avete potuto vedere lo spinosauro, che è un po' di dinosauro, l'unica volta che passa in un certo punto, e un del cinema. Questi due giganti del corpo del campo, che sono tutti i giganti del corpo, sono più dinosauri, anche a terra, sono due giganti robotizzati che servono appunto tutti i film del cinema e della televisione quando gli effetti speciali non possono aiutare. E oggi qui, a Caio Secondo, questi due giganti ci servono a noi, tutti voi, se a farsi vedere di come erano fatti in carne ed ossa, questi due giganti. Allora, eccovi a voi, al nostro dinosauro. Allora, bambini, lo spinosauro ha abitato sul nostro pianeta fino a 95 milioni di anni fa. Questo gigante è stato anche e soprattutto uno dei soli dinosauri capaci di vivere e capaci di cacciare sulla Terra come nell'acqua, dove quella del tutto regno di oggi. E questa voglia di tenere il nostro spinosauro di catturare pesci e animali acquatici che erano il cibo principale del nostro spinosauro. E questo, bambini, l'abbiamo potuto scoprire grazie a uno degli ultimi giganti assai presenti sul nostro pianeta, il coccodrillo e l'alligatore, che hanno reso abbastanza simile al nostro spinosauro. Allora, bambini, però questo dinosauro, questo gigante preistorico, poteva diventare molto più grosso e molto più pesante di un coccodrillo. Una volta adulto, il nostro spinosauro poteva misurare oltre 15 metri di lunghezza e fino a 7 metri di altezza. E una volta adulto, questo gigante poteva pesare quasi 10.000 kg, quasi 10 tonnellate. Allora, bambini, anche lo spinosauro, anche lui, è uno dei dinosauri più rari e sconosciuti. E i pochi fossili che abbiamo scoperto ci arrivano soprattutto dall'Egitto. Allora, bambini, il triceratopo però era anche lui un dinosauro gigantesco. E una volta adulto, questo dinosauro poteva misurare quasi 9 metri di lunghezza e poteva pesare. Questo dinosauro viveva in grandi famiglie, in grandi branchi, diverso cucine e triceratopi, tu vivevano in gruppo per difendersi dai grandi predatori, come il T-Rex, con tutti i fossili. Tutte le ossa che abbiamo scoperto del triceratopo e anche dell'anchilosauro, tra le braccia del Christopher, si arrivano dai sacchetti, dal Canada e dal Messico, dal mondo americano. Allora, bambini, nel frattempo avete tutti agganciato a posto con il nostro piccolo dinosauro. Avete agganciato, bambini? Allora, possiamo fare Jurassic World. Ecco via voi, a Blu. Attenzione, allora Blu, piano, piano, tranquilla. Allora, e aspetta di passare davanti a voi. Mi raccomando, però, Blu resta un dinosauro carnivoro e bisogna essere ancora più buoni per i gombrici. Allora, bambini, Blu. Nel frattempo che tu fa la tua passeggiata davanti a voi, io vi racconterò ancora una volta tutto quello che c'è da sapere su un altro dinosauro molto molto famoso, sul nostro velociraptor. Perfetto. Allora, bambini, Blu, il nostro velociraptor è quindi uno dei dinosauri più famosi, ancora una volta grazie ai film del cinema e della televisione. In tutti questi film avete visto che la nostra Blu è stata uno dei dinosauri più intensi. Nel Cretaceo, gli erbivori fanno i conti con predatori spietati.
e nessuno. Perfetto, allora attenzione, eccovi a voi al nostro primo gigante, eccovi a voi al nostro TikTok. Allora bambini, il nostro TikTok con il suo registro sta per risvegliare a tutti i nostri dinosauri. Documentario sui dinosauri vi aspetta all'interno del nostro spazio cinema gonfiabile. Allora non mancate, bambini, il film sui dinosauri vi aspetta per tutto il pomeriggio nel nostro spazio cinema.